Sentiremo adesso il primo monologo. Speriamo che la temperatura non abbia un cattivo effetto sulla voce. Michele Arcangelo Pezza, colonnello dell'esercito del Regno di Napoli e duca di Cassano. Oggi, 11 novembre 1806, mi sto per morire, ma aspetta il trabucco. E non è già arrivato San Francisco, questa ruba che viene, questa cosa che non è giunta. Me ne dite, sei finito, frere diavolo. Tommaso, che sta lì a dice, è finita, frate diavolo, ma ti spiace. Io ci avessi a credere che ti dispiace, che tutti quelli che si sono fatti passare 7 anni fa e pure stavolta, perché stavolta non è che mi danno leggere. Quando è arrivata a febbraio, si pensavano di trovare la strada stianata, ma Caeta e ne trovata subito la tua. Filippo Stalla gli ha detto, io non mi chiamo Mac, se volete Caeta, me la danate venire a togliere. Esse da rende e attorno attorno che gli uomini me che teneva aperti i rifornimenti per la fortezza di Caeta. Siamo resistiti parecchi tempi. Ora, quindi ora, non sai perché, mi hanno chiamato a Palermo. Sapete, a Palermo, il re gli si è pigliato ordine. E l'ordine qual era? Sbarcare in Calabria. Sono sbarcato in Calabria. E siamo pigliati a Mandea, siamo venuti, sempre, i francesi scappavano appresso appresso, finché siamo arrivati a Cassano, e i francesi ancora correvano, stavamo a Vengi. A Cassano, non so perché, mi hanno richiamato, a Palermo una volta, e mi hanno fatto duca, duca di Cassano. Ora sono duca, oltre a essere colonnello. Poi sono di ordine di sbarcarci nei carigliani. Sbarcate ai carigliani, confine, confine, sono arrivate fino a Sora. A Sora, il 17 settembre, sono giunti. Ma i 24, no, i 24 francesi hanno arrivato in forza, hanno pigliato la città, gli hanno fatto gli strighi che fanno sempre quando pigliano una città. Povera Sora e povera tutta la gente che si è morta. Io sono razzaccato con la valle di Roveto perché mi voleva raggiungere la massa d'Abruzzo, ma quando sono arrivato a Carsoli la massa d'Abruzzo già era perduta. Allora che sono tenuto a fare? Mi sono piato verso a terra per cercare di raggiungere la forza in Calabria. Ma non ero arrivato a Boiano. A Boiano chioveva, chioveva forte. I fucili hanno sparato. Siamo fatti una battaglia all'antica, ammazzata, appredata, accettata e alla fine i francesi hanno perduto, perché corpo a corpo che lui non poteva fare proprio niente. 400 saranno morti degli esempi, in una quarantina degli nostri. Mi sono sganciato una volta e sono continuato a verso a terra. Siamo arrivati alla forca Cavodine, però non pioveva, i fucili sparavano, i francesi erano in mare, soprattutto la maggior parte degli uomini, quelli che mi hanno rimasto, i soldati qua ce l'avevamo separato, li amo ognuno per conto sé e può darsi che da solo ce la facciamo, arrivare all'esercito. Io pure sono rimasto da solo. E alla fine di tutta questa guerra che mi hanno fatto, chi mi ha fregato? Non spaziamo. Quando sono passato a Baronissi, togli mi ha riconosciuto, gli hai fatto la spia. E me ne hanno stato. Chiaramente non potevano condannare. A morte. Io oggi, 11 novembre 1806, mi tocca ai trappoli. Potesse dire che non me ne frega niente di morirmi,
Ma non è vero. Voi conosciate qualcuno che gli piace morire, manca a me. Poi lascia una moglie e lascia due figli femmine, piccolo. Ma non venuto a trovare stamattina il pallone davvero. Ma ti spiace, mi dispiace male. Non ci posso fare niente. Non è calzo scettino pure. E poi, sapete com'è? Chi ci sta Giuseppe? Se il padre eterno poco campano, campano o con me o senza di me. Quello che mi dà più fastidio di tutto è questa cerimonia che ci fanno attorno. Essa, mi hanno mandato due prete che sono quelli che consumano e condannano a morte. Lo fanno per mestiere. Sì, che ce ne frega ancora. Tanto, o si è fratello, o si è zio Francesco, per loro è la stessa cosa. Se non mi sa fare la preghiera, le cose che fanno loro, io sono provato a bacciare un po' che i capi di chiacchiere così per divertirmi, ma mi sa che non ce ne capite niente. Poi mi hanno portato alla messa, mi sono confessato, mi sono fatto la comunione. I moesci, e se tutta la gente che applaude, mi chiama per nome, si sente pure che ho fucilato. Però gli dico, state calmi che essi francesi stanno in bustata a tutta la parte e chi si accide tutto quanto non ci mettono niente. La daranno danzare troppo che te l'ha da fare. Che io mo azzecchi che la scala lo cavallo e me ne vado. Pensate voi quello che te l'ha da fare, che io la mia la so fatta. E è così, 11 novembre 1806, si morette Michele Arcangelo Pezza, duca di Cassano. Ma fratello non si è morto. Tanto è vero che 222 anni dopo ancora se ne parla. Perché alla fine fratello siamo noi. Fratello è la storia nostra. La storia di quello che siamo fatti in danni e di quello che siamo capaci di fare. Non perdonate mai ascoltare. In 1799 siamo noi. Chi ve lo fa ascoltare o ve lo fa ricordare in una maniera, pensateci buone che ne vuole bene. Sindaco, questo fa parte di uno spettacolo che noi abbiamo sul brigantaggio, storia, musica e monologhi. Se volete ospitarci quest'estate, noi anche altre persone, dura un'ora, quasi due ore, quindi costa molto poco, ve lo posso garantire. Facciamo fino in giardino. Magari, perché facciamo musica e testi, e monologhi. Sicuramente non lo ricorderà. No, no, perché da qua si tratta di... Vi porto... Vabbè, però... Lui fa uno stopper vecchio magliese. Cominciamo a parlare da adesso intanto. Va bene, grazie. Saluto poco. Grazie sindaco, è stato gentilissimo. Niente, adesso diamo inizio alla una cosa, credo che i relatori, dire che sono di dimensione internazionale, poco ci manca, insomma. Ho saputo della personalità e della e luminare che è il barone Giulio Frisari, e che mi è stato presentato dai fratelli Papa, e quando ci ho parlato due minuti mi ha detto, diciamo, oggi si dice il suo curriculum, ero veramente onorato e contento che oggi fosse qui presente e che sia affianco a Fernando Riccardi, un altro personaggio di spessore universale, perché sono 30 anni che fa brigantaggio sul 99 e sul 860, è uno dei più grossi esperti in materia. Quindi adesso lascio la parola, una cosa volevo dire a tutti i relatori, il tempo io sono rigido perché non vogliamo annoiare le persone, soprattutto con questo freddo. Allora io adesso lascio la parola al barone Frisari, grazie. Ringrazio molto il dottor Saltarelli e l'associazione che rappresenta, ringrazio il sindaco per l'ospitalità e l'azienda Papa, insomma, appunto sono qui sollecitato da Claudio Papa, dal Cavaliere Papa, perché il volume rappresenta sicuramente una testimonianza fondamentale per capire
la nostra storia, la storia di questo territorio. Per quanto dicevo prima ai giornalisti, la storia della spedizione di Fabrizio Ruffo, la famosa spedizione del cardinale che risalì le Calabrie per liberare Napoli dai francesi, no? E dai liberali giacobini, detti giacobini napoletani. Un momento di grande utopia, quella che si è verificata a Napoli, e però anche rappresentativo di quello che è l'utopia, cioè l'utopia è ovviamente una idealità, ce ne sono alcune: la libertà, la fratellanza, l'uguaglianza, e sono idealità che devono costituire un punto di riferimento per l'umanità, ma vanno concretate nei fatti e quindi vanno collegate alla dura prassi della vita quotidiana. Il problema che noi viviamo è proprio questo, politicamente e culturalmente, e il ruolo della cultura è proprio quello di dare gli strumenti per riuscire a costruire questo rapporto tra la dimensione astratta del pensiero e la dimensione concreta della vita. E ci pensa che è la dimensione pratica quella che deve risolvere, senza capire che la dimensione pratica è miope, guarda a un orizzonte molto ristretto, e solo la visione culturale permette invece di allargarsi verso una pianificazione che permette lo sviluppo. Allora, in questo senso, noi nel volume curato, appunto, visto che anche il dottor Saltarelli ha dato il contributo, il dottor Riccardi è un esperto e ho apprezzato nei volumi sul brigantaggio, storico che puntella ogni affermazione sui dati di archivio e sulla letteratura comparata, cioè confrontando le diverse prospettive, proprio perché offre un obiettivo corretto storiograficamente, cioè quello di mettere in crisi la storiografia dominante. Non esiste una storia assoluta, la storia è l'uomo. È come dire che l'uomo, che è un uomo che incontriamo per strada, è l'uomo per eccellenza. Ovviamente è una castroneria eccezionale, no? Quindi la storia cerca di raccogliere tutta la visione dell'umanità per rilanciarla, e quindi ha il dovere di confrontare, ovvero comparare i dati tra di loro. Allora, ecco, noi capiamo, leggendo questo testo del 1801, appunto nella edizione anastatica, cioè offertaci nel formato, nella forma originaria, e con le difficoltà e la suggestione ovviamente della tipografia dell'epoca, e noi capiamo la dimensione geografica che caratterizza l'importanza strategica del sud Italia, che lo vediamo ancora adesso con le vicende dei migranti. Mi scuserete, io sono coperto perché vorrei salvarmi dalle influenze, quindi avrete, insomma, a buon cuore, ogni tanto mi sento un po' il freddo che mi ghermisce, quindi qualche momento di esitazione concedetemi. Allora, il motivo per cui l'Italia è un paese fortunato e sfortunato ad un tempo è che lo conosciamo noi molisani, come i nostri cugini della terra di lavoro, poi terra di lavoro arriva fino a San Vincenzo Volturno, quindi diciamo, fino alla sorgente del Volturno, il sindaco di San Vincenzo, che ringraziamo, è qui, insomma, rappresenta l'ultima stazione dell'antica terra di lavoro, e questo ci fa capire molto di un altro problema che adesso subito dirò sta nella prefazione del dottor Riccardi. Allora, abbiamo una orografia estremamente complessa, monti, valli. Che cosa vuol dire questo? Uno, che con una buona passeggiata noi dalle vette della catena della meta noi possiamo controllare il terreno adriatico, quindi un normale guerriero, non ci vuole una grande esercizio per arrivare sopra i monti a 1700-1800 metri delle Mainarde della meta, e noi controlliamo. Quindi l'uomo preistorico ovviamente sceglieva queste zone perché riusciva a vedere la selvaggina da lontano, i grandi spostamenti dei branchi. Dopo i guerrieri, chi doveva difendere il territorio, avevano lo stesso, e siamo quindi fortunati, e così nella Silla c'è lo stesso aspetto, la Silla domina ancora di più due mari,
E allora noi ci rendiamo conto che salendo su quelle montagne controlliamo una vastissima area geografica e possiamo quindi stabilire e pianificare le azioni. Ecco qua la praticità e il senso della cultura. La cultura nasce da questo, cioè la letteratura, la storia, nascono da delle alte competenze panoramiche, paesaggistiche dell'uomo. L'uomo aveva preistorico lo sguardo aperto, signore. Noi ce l'abbiamo chiuso, noi siamo miopi di fronte alla intelligenza che ha permesso una storia immensa. L'uomo preistorico era illuminato, noi siamo accecati. Saliva sulle montagne e sapeva pianificare le sue strategie. Noi non sappiamo pianificare le nostre strategie. Con tutti i mezzi tecnologici che abbiamo non lo sappiamo fare. Allora, questa evidentemente è la vocazione dell'Italia, cioè quella di essere un luogo di grandi strategie, di grandi pianificazioni. Tutti i nostri mercanti che hanno fatto grande l'Italia, che nel 1200, 1200, 1300 è stata grandiosa, molto più che dopo, più appariscente dopo, ma ha dato un contributo finissimo a tutta l'evoluzione, acquisendo tutte le conoscenze dal mondo orientale e medio orientale, attraverso gli scambi commerciali della famosa Via della Seta di cui si parla nei giornali. Giustamente i cinesi vogliono riaprire questo capitolo sulla Via della Seta, perché noi arrivavamo, pensate, per darvi una notiziola della capacità e della competenza altissima che avevano 3.000, 2.000 anni fa, che 2.000 anni fa i 3.000 chilometri circa, 2,7 pare, del primo tratto, la Via della Persia, venivano percorsi a cavallo dai Messi in 9 giorni, perché era un'organizzazione talmente perfetta che permetteva di percorrere 10 ore a cavallo ogni giorno, cambiando il cavallo e avendo sempre il mezzo freschissimo e con una grande competenza. L'organizzazione degli scambi dava questa opportunità. Oggi in automobile abbiamo difficoltà a fare 2.700-3.000 km in 9 giorni. Quindi questo ci fa capire che molta miopia storiografica c'è, perché gli storici non camminano, non hanno fame, non hanno sete, non si scontrano con i problemi di base della gestione culturale dell'essere umano, che è una gestione corporale, geografica e territoriale. E da là sono nate infatti non a caso tutte le grandi opere che restano a testimonianza. Non a caso noi siamo una città del cemento armato, destinata a sgretolarsi nel giro di un paio di secoli. Cioè noi non lasciamo nulla, mentre gli altri hanno lasciato tutto. E su questo, diciamo, nel libro si capisce la direttrice, come risalgono le truppe, come Ruffo fosse un uomo di altissima competenza strategica, un grande organizzatore, cioè un gran cervello di organizzazione, per cui aveva il controllo costante, essendo abituato all'annona, aveva un controllo costante del vettovagliamento degli eserciti. Quindi diciamo che ricompattava le file costantemente, arrivava a delle stazioni strategiche, conosceva perfettamente la geografia e quindi arriva a Matera per snodarsi verso l'asse più importante di un discorso altamente europeo che si giocava nel 1799 e che le ideologie, le grandi utopie e diciamo anche i grandi paroloni hanno assolutamente occultato. È l'asse dell'Est Europa, cioè la Russia dal 1740 stava spingendo, pressando la Grecia come amica per aiutarne la liberazione dai turchi, per avere una nazione satellite amica ed entrare prepotentemente nel Mediterraneo. Cosa che ancora è il problema che sta vivendo la Russia, cioè noi pensiamo di aver fatto chissà che grandi sconvolgimenti, in realtà ci stiamo scontrando con tutti i problemi che da 3.000 anni noi viviamo. Quindi i grandi popoli delle steppe che prestano, gli Unni erano un grande impero, Attila non era un bruto che veniva come una belva nelle plaghe italiane civilizzate, era un rappresentante di una cultura orale molto complessa, di cui dobbiamo ancora scoprirne molti aspetti, che scendeva perché nei contatti con Bisanzio, no, che è stato il, diciamo, l'ago della bilancia della storia mediterranea, tutti
i popoli che hanno invaso l'Italia passavano per Bisanzio, perché Bisanzio doveva tenere sotto controllo questa nostra nazione. E quindi gli unni scendono come tutti gli altri per le acquisizioni, le conoscenze che avevano avuto. Allora ecco, noi ci troviamo con questo libro di fronte, dove non appare in modo evidente, di fronte al problema della Russia che in realtà aiuta la liberazione greca dal 1740 al 1824. Nel passaggio 1799 che cosa avviene? Che i turcomanni, grazie agli inglesi, si alleano con i russi per invadere le plaghe della Puglia, cioè lo sbarco, tutta la guerra di Puglia, Altamura, e Bisceglie, Trani, città che hanno resistito con i repubblicani, i fautori del 99, hanno resistito in modo anche molto eroico lì, anche con efferatezze orribili di cui il dottor Riccardi parla molto chiaramente, Ettore Carafa, nobile duca di Andria, eroe epico da Iliade, come viene tratteggiato sia da Dumas, San Dumas, che da Ippolito Nievo. Ettore Carafa in realtà è un guerriero spietato che fa ammazzare, morire bruciati molti dei suoi sudditi cosiddetti, insomma i suoi concittadini, quelli che doveva governare. Quindi c'è un volto sempre oscuro attorno a questi fatti. Cosa accade nelle spiagge, sulle spiagge della Puglia? Accade proprio la partita dell'Est Europa, che si giocherà ancora con tutta la guerra di liberazione greca, cioè il risorgimento greco, che andrà avanti poi con i famosi fatti del 1824, con la morte di Byron, di Santorre di Santa Rosa. Allora, l'aspetto che ovviamente non emerge dalla storia della spedizione del cardinale Fabrizio Ruffo è quello della idealità. Cioè è chiaro che Ruffo vede la potenza francese che invade un re legittimo, era un re legittimo, e vede quindi gli altri uomini semplicemente come ribelli rispetto a un assetto ideologicamente stabilito nel Settecento, per cui quel discorso del Dio, che Dio vuole il re, in realtà è il discorso della storia che fa il re, cioè la storia è la provvidenza divina e la storia mette il re sul trono. Quindi questo è sostanzialmente il concetto che sta alle spalle, che noi abbiamo avuto delle semplificazioni sempre oltraggiose nei confronti del pensiero umano, perché poi ci si dimentica quando si condanna la destra e si condanna la sinistra, che stiamo parlando sia di destra che di sinistra come espressione dell'essere umano. Quindi quando uno offende il pensiero di destra o di sinistra sta offendendo l'essere umano. L'essere umano è molteplice e la pensa giustamente in modo molteplice. Poi la storia va avanti e noi ci continueremo a confrontare. Questo è un po' il concetto. Cosa c'è di estremamente, oltretutto, interessante in questo libro? Proprio la dimensione, ecco, purtroppo ci ho lontano, hanno dato alcune cose, però insomma, è proprio la dimensione dell'organizzazione degli eserciti e una certa equanimità del Petromasi, dello scrittore del 1801, cioè dichiara, devo dire sinteticamente, i saccheggi che vengono compiuti dalle truppe, dalle sue truppe, dichiara gli scompensi, racconta insomma che ci sono state efferatezze da parte dell'esercito che riacquistava, riprendeva il territorio. Sicuramente il problema nostro è il cambiamento, ecco, questa è una cosa che il dottor Riccardi segnala. Ecco, noi siamo di fronte nel 1799 veramente a uno snodo della nostra storia contemporanea. Il 1799, più della rivoluzione francese, possiamo dire che è segnale della nostra storia. Perché? Perché si gioca l'astrazione condannata dal nostro conterraneo Vincenzo Cuoco, no? Che cosa dice Cuoco sostanzialmente? Dice che gli ideali erano astratti, che gli ideali non corrispondevano alla realtà, che si pigliavano degli schemi francesi e si applicavano a un popolo che non aveva nulla a che fare con la storia della Francia. Quindi diciamo che questo è il grande problema che noi vediamo nella burocratizzazione del mondo. È lì che abbiamo, con lo schematismo di Robespierre, con lo schematismo di Napoleone Bonaparte, che indubbiamente norma, quindi dà il sistema metrico decimale,
permette l'universalizzazione di concetti di razionalizzazione e questo vi va riconosciuto. Abbassa e avvilisce la donna nel 1804 con la sua Costituzione, le leggi napoleoniche danno, mi sembra, il titolo quinto, mette la donna come subalterna tassativamente all'uomo, cosa che prima non c'era, cioè non esisteva subalternità della donna all'uomo. Addirittura nella transumanza la donna aveva un ruolo di potere, l'uomo andava con le mandrie e le greggi e la donna aveva un ruolo di gestione centrale dell'economia e della famiglia. Quindi nasce con Napoleone questa sudditanza e con Napoleone nascono i grandi schematismi che vediamo ancora oggi, quelli che hanno fatto l'America, voglio dire, cioè la notomizzazione, cioè il taglio chirurgico dei territori senza nessun conto, senza dare nessun conto delle particolarità locali, delle difficoltà locali, della grande storia locale. Quindi è un'idea sostanzialmente di saccheggio, possiamo dire, è un'idea di economia aggressiva che c'era nelle grandi banche dell'epoca. Era il periodo in cui nascevano le grandi banche che si alleavano alla grande industria, ai grandi interessi e alla politica. Quindi abbiamo questo, e il dottor Riccardi in una sua introduzione segnala perfettamente come la ridefinizione del regno, come veniva chiamato il nostro regno di Napoli, poi delle Sicilie, il regno era in Europa, Napoli, il regno è stato tagliato a pezzettini secondo un criterio privo di sostanza, privo di conoscenza, e quindi quelle astrazioni che noi ancora vediamo nella nostra politica diuturna, nella politica che ci crea leggi senza corrispondenze con i dati concreti e senza un preciso approfonditissimo studio, perché lo studio deve essere attento, dettagliato. Gli esponenti del re, i governatori, gli uditori di provincia, le varie figure gerarchiche delle alte magistrature del regno, come Galanti, per dire un nostro sempre conterraneo, anche se all'epoca stava in altro territorio, comunque ormai sarebbe nel nostro, come Longano, l'abate Longano, erano filosofi, letterati, studiosi di economia, studiosi di territorio, venivano a bussare alle porte, loro, ministri del re, bussavano alle porte dei cittadini per sapere il tasso di malattie, quanti malati c'erano, le case se erano pulite o erano sporche, com'era la qualità della vita. Erano queste le indagini tecniche che si facevano. Dopo, con la grande tecnologia, con la potenza delle armi, del petrolio, si è pensato che si guarda il mondo da lontano senza conoscerlo e fa parte di questa mentalità astratta di cui noi paghiamo purtroppo le sofferenze ogni istante del giorno. Quindi la storia e la cultura ci toccano nella carne, nel sangue. Io ringrazio molto di questa serata e vi auguro di proseguirla meglio. Ha lasciato un compito alto a Riccardi, perché seguirla meglio è molto difficile, perché mi complimento con voi, perché non pensavo che fosse una persona con questa visione ampia, che non è facile trovare oggi. Quindi io mi complimento per la sua relazione, che è di altissimo livello, e forse spero che noi siamo degni del suo intervento. Volevo salutare Domenica Lonzi e Mario Sorulli, che sono venuti da Collelongo, vicino a Vezzano. Sono venuti a vedere Monte Rotondi da lassù, quindi prima di Fernando, anche grazie, saluto con molto affetto Paolo Melchiorre, che dopo anni ci siamo rivisti e senza che l'ho chiamato l'altro giorno, mi viene a trovare di Isernia e mi ha detto: guarda, che io già avevo deciso di venire perché ti seguo e sono veramente contento che qui presente un amico a fianco che mi sfugge il nome e chiedo scusa. E, prima di far Riccardo, ci sentiamo un altro monologo di Raimondo? Non vi è piaciuto? Chiedo sempre scusa per qualche difetto di voce dovuto alla temperatura non proprio ideale, anche perché io sono in camicia, come vedete. Ma tu sei un brigante, quindi non puoi permettere. Mi chiamo Berardo Tangredi. Diciate voi, chi è Berardo Tangredi? Berardo Tangredi è uno qualunque.
Sono andato a Fontana Rigi, 1799, sono stato volontario della truppa a massa.